siamo molto orgogliosi di aver fatto queste iniziative, una insieme alla Regione Lombardia, proprio nella sede della Regione Lombardia, un'altra nel centro qui storico di Torino, in collaborazione con un giornale che ha seguito sempre la storia di Vinitaly in maniera attenta. Si tratta di due regioni che per un verso e l'altro sono state fondamentali per la crescita del Vinitaly, perché il Piemonte ci ha creduto fin dall'inizio in maniera molto importante con la presenza di quella che è la regione con una delle più grandi storie vinicole del nostro paese, che poi quest'anno al 50° addirittura ha aumentato la propria presenza. Ma direi che proprio la crescita di Vinitaly è legata anche alla crescita del vino piemontese, e lo si è visto anche nel corso degli anni con la espansione proprio dello spazio della realtà vinicola piemontese dentro il Vinitaly. Piemonte, una regione presente in maniera molto massiccia, con 450 aziende, con oltre 8.300 metri quadri di esposizione, quindi direi veramente una regione molto impegnata a valorizzare il vino e il territorio dal quale il vino proviene. Ci sono due DOC, due denominazioni, quindi il Barolo e il Barbaresco, e quindi sta proprio questo a significare proprio la grande e profonda vicinanza fra la regione Piemonte e il Vinitaly, perché assieme abbiamo condiviso veramente un percorso molto importante proprio per la valorizzazione dei nostri territori, dei nostri vini. 50 anni fa i giovani scappavano dalle campagne, dalle terre, oggi i giovani invece tornano in agricoltura e tramite il mondo del vino stanno creando occupazione e stanno creando il loro futuro. Quindi oggi direi che celebriamo veramente un momento importante dove abbiamo parecchi giovani che vengono a portare la loro testimonianza in questo senso.